Buongiorno, buongiorno da Napoli, sono qui a Piazza Garibaldi, la piazza centrale, sta per partire il corteo, un corteo che è stato organizzato con più di una settimana di lavoro, con molti scioperi, con le fabbriche aperte per spiegare alle persone i motivi di questo sciopero. E qui con me c'è un delegato della FIOM di Pomigliano, come si vede, Antonio Di Luca. Allora, un commento sulle cifre, i numeri che sono usciti da questo referendum. È andata come la Fiat si aspettava? No, assolutamente. Anche dinanzi a un referendum del tutto illegittimo, la risposta degli operai è stata forte e deve far riflettere appunto soprattutto la Fiat, perché il consenso non lo si può estorcere, tra virgolette, deve essere, diciamo, raccolto in maniera possibilmente meno invasiva, come è stata fatta. Quindi deve far riflettere soprattutto la Fiat, perché questo salto di paradigma auspicato dal governo e poi portato avanti dalla Fiat con la sua gestione, insomma, paradossalmente si può definire che è fallito. Oggi, secondo i dati di Confindustria, siamo all'alba di una nuova crescita economica, però abbiamo perso oltre centinaia di migliaia di posti di lavoro, abbiamo un'evasione fiscale altissima. Perché oggi gli operai sono in piazza? Che cosa si chiede con questa manifestazione? Questo è il paradosso della globalizzazione. Mentre si auspica che tutto sia per ripartire, paradossalmente c'è la più grande crisi devastante degli ultimi 50 anni o di più. Quindi il paradosso più grande è proprio questo. Io vorrei sapere come si fa a incentivare la domanda con questi tagli e questa crisi così devastante sempre per le classi meno abbienti. Sì, e poi ricordiamo che sempre secondo i dati della Confindustria l'evasione fiscale equivale a 5 volte la manovra che sta portando avanti al governo, per cui è chiaro che sono 125 miliardi che non sono proprio 2 lire, sono soldi che devono essere ripianati da chi, diciamo, le tasse al contrario le paga. Da Napoli, se non avete altre domande, vi restituirei la linea.